Notizia di questi giorni nei blog e negli alert che riguardano l'elezione quanto la Yunbina possa essere pericolosa. Abbiamo visto degli articoli, sono arrivati delle notizie, dei comunicati stampa in cui si comunica il sequestro di integratori dedicati, tra virgolette, alla palestra, integratori classici con sostanze tonico-adattogene in cui erano contenute e era contenuta questa molecola, la Yunbina. Yunbina che ha delle azioni particolari. E, è un alcaloide derivato, è un estratto della corteccia di una pianta africana, da sempre nota per un potere afrodisiaco, ma che anche, ha anche altre numerose funzioni e finalità nella sua assunzione. In Italia non è vendibile, per cui non possiamo trovarla nei negozi di nutraceutica, di omeopatia o ancor meno negli integratori prodotti in Italia. Per l'andrologo, la finalità, l'utilità dell'uso della Yunbina potrebbe essere il fatto che sembra migliorare la risposta erettile perché crea un blocco dei recettori alfa-2 adrenergici a livello presinaptico, per cui in teoria e in maniera molto pratica cosa fa? Facilita l'ingresso di sangue nei corpi cavernosi e impedisce quella fantomatica e così conosciuta fuga venosa. E questo favorirebbe quindi una vasodilatazione locale a livello dei corpi cavernosi. In più, è una monammina che sembra avere un effetto afrodisiaco, quindi aumenta la libido a livello centrale, tant'è vero che era stata proposta nella terapia della disfunzione erettile su base psicogena. Qui i dati sono contrastanti, si dice che il blocco presinaptico possa causare una maggiore biodisponibilità della noradrenalina a livello centrale e anche a livello spinale e questo sembra appunto migliorare sotto vari aspetti la libido e il desiderio sessuale nell'uomo. Quindi Yunbina utile come afrodisiaco e forse un aiuto nella erezione nell'uomo affetto da disfunzione erettile, ma pericolosa. Pericolosa per quale motivo? E in teoria va a amplificare, ad ampliare l'azione della noradrenalina. La noradrenalina, epinefrina, è un ormone da stress, lo produce il nostro corpo, lo produceva anche il corpo dell'uomo primitivo se doveva attaccare o scappare. Per cui chiaramente rende una iperattività nel nostro organismo, sequestra il sangue da vari organi, ci rende iperattivi, aumenta la pressione sanguigna, aumenta il battito cardiaco. Per cui è utilizzata molto anche a livello sportivo per l'aumento delle performance, ma chiaramente il tutto può poi portare a gravi problemi cardiovascolari. In più, il suo eccesso può portare addirittura a degli stati maniacali, per un aumento e uno squilibrio delle monoamine cerebrali. Per cui molecola interessante ma pericolosa. Cerchiamo quindi di non integrare la nostra terapia anche a livello del mio lavoro andrologico per un aumento della libido, per un aumento della risposta erettile, acquistando anche dall'estero questo tipo di molecola, poiché non sappiamo ancora i veri effetti sicuramente utili, ma anche tutti gli effetti collaterali che potrebbero essere più dannosi che non utili. Con questo vi saluto, auguro a tutti un buon fine settimana, ci sentiamo e vediamo nel prossimo video.